Kleski fu condannato a ergastoli, ma a causa della mancanza totale di testimoni oculari non fu condannato alla pena capitale, tipico in America, nonostante le vittime collezionate fossero state all'incirca 200. All'interno della prigione del New Jersey, in cui era rinchiuso anche il fratello, accusato di aver violentato e ucciso una ragazzina di soli 12 anni. Kuklinski si rifiutò di vedere il fratello a causa del suo codice morale. La violenza su donne e bambini costituiva un comportamento inaccettabile. Kuklinski morì nell'ospedale di Trenton il 5 marzo del 2006, all'età di 71 anni. Ancora oggi le cause della morte non sono del tutto chiare. Pare che il killer soffrisse da tempo di sbalzi di pressione e desse segni di demenza e perdita di memoria. Inoltre era convinto di essere deliberatamente avvelenato giorno per giorno. Considerando che era uno dei sicari più operativi della mafia e che sembrava sempre più a suo agio nel rilasciare interviste rispetto alle sue attività criminali, non è improbabile che fosse stato messo a tacere da uno dei suoi ex mandanti. Le sue ultime parole raccolte in un'intervista prima di morire: "Passo per una persona gentile. Nessuno crederebbe mai a quello che ho fatto. Forse nemmeno io, se lo vedessi con i miei occhi. Io sono tutto tranne una persona gentile, sono quello che la gente definisce un incubo. Volevo parlare alle vittime prima che se ne andassero. Volevo salutarli, volevo che mi guardassero dritto in faccia. Le fissavo negli occhi. Definirmi assassino è patetico, io sono un omicida."